Buonasera a questo ultimo concerto del 2019. Sempre un momento per me particolarmente bello quando c'è questo, il nostro concerto mensile. Il nostro circolo, come tutti i circoli, ha una vita intensa, a volte anche di dibattiti interni, e quindi è particolarmente bello e piacevole avere questa ora di riposo in cui si mette da parte tutti i nostri problemi, i nostri affanni, e ci ritagliamo questo momento di serenità e di gioia di vivere in fondo, che è quello che facciamo in questa ora. Oggi, come avete visto, abbiamo questo giovanissimo pianista, il quale è qui perché ha vinto il premio nazionale Sergio Cafaro. Sergio Cafaro è un grande, grandissimo pianista che ci ha onorato per tanti anni della sua arte. Ogni anno avevamo un suo concerto, ci ha lasciato nel 2005, ci ha lasciato con la sua persona, ma non con la sua musica. Il suo ricordo è ancora molto forte in tutti coloro che lo hanno conosciuto, e la sua memoria viene tramandata anche da questo premio nazionale, un premio molto qualificato, promosso dalla moglie, il maestro del pianoforte Anna Maria Martinelli Cafaro, e che si avvale del supporto di un'organizzazione che si chiama Il Ventaglio, che mette in piedi, diffonde e organizza tutte le caratteristiche di questo premio. Quindi io chiederei, a nome del Ventaglio, al marito della signora Cosentino, presidente della Società del Ventaglio, di dire due parole su questo premio. Buonasera a tutti. Dunque, il concorso pianistico al premio Sergio Cafaro è nato nel 2005, che è l'anno della scomparsa del maestro. Si è svolto per diversi anni a Magliano Sabina, che tra l'altro era una località molto amata da Sergio. Non so se lo sapete, ma Sergio era anche, tra le altre cose, una persona tutto tondo, quindi era anche un poeta, ha scritto delle poesie, e c'è un ode alla Sabina che lui ha scritto. Quindi per 13 anni si è svolto a Magliano Sabina, poi da 2 anni, dal 2018, si svolge a Roma al Conservatorio di Santa Cecilia, che ha offerto il patrocinio al concorso. Da quando è a Roma si è coagulato attorno al concorso un comitato artistico di allievi di Sergio e di Anna Maria, che sostiene il concorso e che anche come comitato ha istituito anche un premio speciale che viene offerto appunto dal comitato. Dunque il concorso è stato sostenuto fin dall'inizio in maniera molto decisa da Anna Maria Martinelli Cafaro, che io vorrei salutare con un applauso. Con il maestro Biondi, e che anche lui è stato all'inizio un grande sostenitore. E quindi volevo anche ringraziare, approfitto dell'occasione per ringraziare, oltre al Conservatorio come ente patrocinatore, anche l'Università della Tuscia e l'Agimus, che ha sempre sostenuto il concorso. Volevo ringraziare la giuria di quest'anno, che è praticamente presente al completo, tranne Francesco Lippetta, Pier Alberto Biondi, Luisa Braia, Stella Quadrini, Claudio Trovaglioli, maestri della giuria, che hanno premiato il Davide Scarabottolo, che è il pianista che si andrà stasera. Un buon concerto. Grazie, che sia stato questa piccolo affresco di questo premio. Vorrei segnalare a chi, la maggior parte di noi non ha mai partecipato evidentemente a un premio come giuria. Io facevo parte del comitato artistico, non della giuria del premio Sergio Cafaro, perché non ho le qualifiche necessarie naturalmente per farne parte, però del comitato artistico. Scherzando con altri amici, dicevo che una specie di lavoro, adesso l'INPS sta rivedendo molte questioni sulla pensione, beh, dovrebbero mettere tra i lavori usuranti
perché ogni musicista che concorre a questo premio, come a tutti i premi seri, ha a disposizione ben 45 minuti e loro se lo prendono tutto, anzi a volte sforano anche. Per cui c'è prima una selezione, solo alla parte finale a cui ho partecipato, che era l'ultimo giorno, si comincia alle 9:30 del mattino e si sta fino alle 2 del pomeriggio, sentendo praticamente 5 concerti di fila, 5 ore di fila di musica. Insomma, è veramente molto impegnativo come lavoro. Non bisogna pensare che sia un concorso come Sanremo, in cui uno arriva, canta 3 minuti, va via e poi c'è la votazione della giuria. No, ognuno si impegna a fondo per quasi un'ora per convincere la qualificata giuria delle sue capacità. Il vincitore di quest'anno, il premio preciso che è riservato ai giovani sotto i 30 anni, il vincitore di quest'anno è il più giovane tra i finalisti, perché ha appena compiuto 18 anni, da poco compiuto 18 anni. E lui questa sera sostanzialmente ripropone i brani che ha presentato al concorso e con cui ha vinto sbaragliando gli avversari. L'unica aggiunta è Chopin, ma gli altri erano presenti. Dalla giovane età l'abbiamo tranquillizzato che, malgrado ci sia di nuovo tutta la giuria, lui ormai il premio l'ha vinto e quindi anche se sbaglia non gli verrà ritirato, diciamo, questo per tranquillizzarlo. Il programma è molto bello da questo punto, dal punto di vista che... perché fa vedere lo sviluppo, anche in questo caso, come è capitato in altri concerti, della tecnica pianistica musicale. Noi iniziamo con Haydn, piacevolissimo, galante, un autore che non è passato alla storia per l'innovazione, almeno nella tecnica pianistica. Questa è una sua opera non giovanile, anzi era abbastanza anziano, quindi già era, diciamo così, un po' più innovativo rispetto alle altre. Però siamo comunque nell'ambito della musica del Settecento, che noi sentiremo, che godremo, perché il loro scopo della musica del Settecento era esclusivamente di allietare le persone che l'ascoltavano. Con i due successivi vediamo che cambia musica, è il caso di dire, quindi prima Chopin e poi Liszt. Da notare che Chopin e Liszt erano amici, si conoscevano, si stimavano anche. Forse non tutti sanno, possono immaginare che nell'Ottocento, malgrado ci si spostasse da una nazione all'altra in carrozza, l'intelligenza musicale si frequentava. Quindi Liszt conosceva Chopin, conosceva Schumann, erano amici, si scambiavano idee, musiche, la figlia di Liszt, Cosima, ha sposato Wagner, per cui ecco, malgrado andare da Vienna a Parigi o in un'altra delle capitali, diciamo di quello che poi è diventata la Germania, fosse complesso e costoso, ciò nonostante gli scambi erano molto fitti tra i grandi musicisti dell'epoca. Tutti conosciamo le polacche di Chopin, passionali, questa viene chiamata tragica perché appunto è particolarmente forte come sentimenti espressi, e poi c'è un ampio pezzo, un'ampia parte del concerto che è Liszt. Il titolo Studi trascendentali, perché trascendentali? Per la difficoltà prevalentemente. Chi deve partecipare a un concorso deve fare qualcosa di straordinario per colpire la giuria, e quando in un concerto noi vediamo che qualcuno mette gli studi trascendentali e Liszt, vuol dire voglio far vedere a tutti quanti quanto sono bravo, perché è una cosa che non si fa all'inizio della propria carriera musicale, ma si fa dopo. E poi finisce con Après la lecture de Dante, che è un pezzo che è considerato tra i più difficili della storia della musica, dell'esecuzione pianistica. Qui si vede la componente mistica di Liszt, che è andata accentuandosi con l'età. Qui è una composizione in cui ancora non era diventato abate terziario francescano, ma rimase così colpito dalla lettura della commedia dantesca da scrivere un pezzo travolgente, come noi sentiremo, in cui c'è la prima parte che ricorda l'inferno e naturalmente dopo migliora e arriveremo al paradiso. È un pezzo dove il pianista non sta quieto un minuto, in cui le mani corrono da una parte all'altra della tastiera, e oltre a essere tecnicamente difficilissimo è anche un pezzo bellissimo di ascoltare.
e lo ascolteremo con questo bravissimo giovane musicista. Grazie a tutti e buon concerto. Thank you.
servizio, una piccola comunicazione di servizio. Siccome in genere chiamano musica, ama anche l'arte in senso lato, anzi sono sicuro che tutti coloro che amano la musica amano l'arte, volevo segnalare che a parte il prossimo concerto di gennaio, di cui avremo un comunicato specifico, il 20 gennaio avremo il generale Roberto Eccardi, un generale dei carabinieri, comandante del nucleo tutela patrimonio culturale, che ha sede qui vicino a Piazza Sant'Ignazio. È un corpo, un reparto veramente di eccellenza, invidiato da tutto il mondo. Basta dire che l'archivio di opere che ha costituito il reparto, il nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri, è il più grande del mondo ed è consultato da tutte le polizie del mondo. Ha scritto tra l'altro un libro che si chiama Detective dell'arte, su tutte le avventure che loro hanno passato per recuperare le enormi quantità di materiale che hanno effettivamente recuperato. Quindi segnalo questo fatto, il 20 gennaio, per chi vuole, per chi ha piacere, il generale Roberto Riccardi è qui da noi.